Bravi, 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 bravi. Questa è la mentalità giusta con cui si vincono un sacco di cose. Bravi, 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 bravi. Mister, bravissimo. Mister, tu, bravissimo. Mister, tu, bravissimo. Mi sembra giusto. Tu continua con questa mentalità della gratitudine. L'eroe di Zagabria. Non tocchiamolo. Gabbia deve giocare tutte le partite adesso, perché Gabbia ha fatto gol in tuffo contro la Dinamo Zagabria. Va messo. Perché tanto tu hai pensato che la partita di Torino era facile, no? Perché tanto quella importante è quella di mercoledì. Chi se ne frega se perdiamo a Torino? Ma sì, che cazzo se ne frega? Hai fatto una partitaccia del cazzo. L'unico gol che hai fatto l'hai fatto rubando, perché Abisso è un coglione, lo sappiamo tutti che è un coglione, non ha visto la spinta di Messias. Non ha visto. E ha ritenuto che non era fallo. Vabbè, se non lo spinge, quello non cade per terra, la porta non è mai vuota. Comunque, veramente bravi. Messias, veramente proprio un campione. Mi piace che quando hai fatto tre cambi, non è che hai detto a Messias nel primo tempo, spero che qualcuno l'abbia notato, non ha fatto un passaggio verso i compagni, sempre verso quelli del Toro. Vuoi andare a giocare a Torino? Contati vai a Torino, porca di quella puttana, vai a giocare al Torino, che cazzo me ne frega a me? Vai a tagliare la carne lì. Mi sono rotto le palle, vai a tagliare la carne da Samir. Cioè, a me non me ne frega più un cazzo che tu rimani al Milan, mi hai rotto i coglioni. E quello lì, ogni volta che respiri ti butta in campo. È una roba incredibile, ogni volta che respiri ti butta in campo. De Ketelaere, continua a fargli fare figure di merda, continua così, mettilo sempre trequartista. Sei l'unico che non ha capito che in Italia non lo può fare. Sei l'unico che in Italia che non ha capito che non lo può fare, perché lo prenderanno sempre a scarpate nel culo. Non riuscirà mai a fare le sue giocate quando deve incontrare 800 cristiani davanti. Non ci riuscirà mai. Mai, mai, mai. Comunque, grazie che hai messo Gabbia, mi fa molto piacere. Hai fatto ceccare il Kalulu. Voilà. Mamma mia ragazzi, a me non me ne frega un cazzo dalla classifica, lo sapete che la guardo solo da aprile in avanti, ma la cosa incredibile è andare con la supponenza di dire ma sì, tanto a Torino la vinco, che cazzo me ne frega. Complimenti a Ciondolao, uno che entra in campo così fa ancora più nei primi sei minuti, ha preso la palla qua di stinco, qua. La seconda è riuscita a fare così. La febbra di Maccio Capatonda. Cioè, è la prima volta che hai avuto i coglioni di toglierlo dopo 45 minuti. Questo qua è quello che fa la differenza, quello che spacca le partite. Questo qua è il fenomeno. Vero? Vero? I fenomeni per me sono altri. Aspetta, aspetta, sto facendo vedere i vincitori dello scudetto, qua. Ah, no. Per me i fenomeni sono un'altra cosa. Poi la chiudo qui perché sono talmente incazzato, ma non è per la sconfitta, perché col Napoli non meritavamo di perdere, col Chelsea sono state due partite strane, ma perdere perché meritavi di perdere, ma non perché l'avversario ha fatto meglio di te, perché il Torino per me ha fatto una partita normale, è stato solo più attento di noi, ma una partita normale. Ma quando tu giochi proprio di merda e giochi con supponenza perché pensi che tanto la vinci perché sei il Milan, io sono stanco, stufo di questa mentalità di voler mettere le partite sempre in salita perché questa squadra sa soffrire. Mi sono rotto il cazzo di soffrire, ora devo far soffrire gli altri. Buonanotte, ciao. Mamma mia.